Ecco, questi tre giorni noi vi chiediamo questo. Quando state sull'autobus, quando incontrate il vicino di casa, quando buttate l'immondizia, quando andate al bar, convincetevi, lavorate affinché il centro-sinistra, il Partito Democratico, torni ad essere una forza di governo che trasformi la vita dei cittadini di Guidonia. Ecco, se noi faremo questo, in questi tre giorni noi vinceremo e noi daremo l'opportunità finalmente alla vostra comunità di essere una comunità sana e che è in grado di guardare a una prospettiva e serenamente a una prospettiva di sviluppo per ognuno di noi e di voi. Buon lavoro a tutti e noi e soprattutto buon lavoro, speriamo, al prossimo sindaco di Guidonia. Grazie Riccardo, grazie, grazie veramente. Sì, mi presento solo anche perché dopo la campagna elettorale che è durata un mese e mezzo e dopo tanti manifesti spero che un po' mi conoscano i cittadini e i tuoi amici che sono presenti qui questa sera. Ma io devo dire una cosa, che è incredibile il risultato che ha preso il mio amico, è incredibile. Io parlando in questi giorni con gli altri candidati, ma anche con i cittadini, e tutti mi hanno detto la stessa cosa. Ma Emanuele come ha fatto a prendere 1000 voti? Sapete che significa prendere 1000 voti? Avete mai pensato, immaginato di mettere in fila 1000 persone, un paese intero, che va e in modo libero, democratico, scrive un nome e un cognome di una persona? È incredibile, è incredibile. E questo è Emanuele. Emanuele. Ma non è il frutto di un caso. Non è il frutto di un caso. Perché lui è un ragazzo, te lo debbo, vedi, è vero che domenica votiamo, però te lo debbo, ci sono i tuoi amici, insomma, devo dare a Cesare quel che è di Cesare. Beh, lui è un ragazzo che si alza presto la mattina, si alza molto presto e quando crede in alcuni progetti si impegna talmente tanto che al di là della fatica, in modo ostinato, tenace, cerca di raggiungerli a costo di ogni sacrificio, e lo sto vedendo. In questi giorni sta curando il mio comitato elettorale. E il mio comitato elettorale in questi giorni funziona alla grande, va detto, perché Emanuele si sta impegnando insieme agli altri miei amici, a Cristina, agli altri, no, in modo veramente che forse sarà determinante. E non è un caso che io ho detto: Emanuele, salvaci tu, dacci una mano, perché hai dimostrato di essere veramente una grande persona. E vedete, io sono orgoglioso perché loro sono il futuro, loro sono il futuro. Io vedo molti giovani qui, molti giovani sono molti tuoi amici, loro sono il futuro. E per gente come me che fa politica da molti anni è anche un motivo di orgoglio quello di aiutare le nuove generazioni a crescere, no? E non a chiuderci sempre nel nostro egoismo privato, per cui se tu sei troppo bravo io non devo aiutarti perché sennò altrimenti potresti prendere il mio posto. No, oggi noi dobbiamo cambiare anche questa mentalità della politica. Vedete, se c'è una meteora che in qualche modo con impatto ha provocato un forte rumore, questo si chiama Matteo Renzi, cioè uno che ha detto cambiamo il sistema, fuori da ogni logica. Guardate che cosa sta succedendo in tutti i settori, in tutti i settori del nostro paese. Per ultimo anche la RAI, la presa di petto, gli ha detto basta, basta di spendere milioni, milioni, milioni e milioni. È uno che va contro tutti e contro tutto, perché ha capito che l'unico modo per ridare fiato alla democrazia in Italia è rompere questo sistema per poter fare le riforme che da troppi anni nel
nostro paese si stanno aspettando. E allora, se questo vento cammina, è forte, sembra inarrestabile, se questo vento è passato anche alla regione, con consiglieri regionali seri, impegnati, con un presidente che ha dimostrato dopo un anno che cosa significa cambiamento dopo gli scandali che c'erano stati nel centrodestra in precedenza, ma perché questo vento non deve arrivare anche a Guidonia? Ma perché si deve fermare in questa città? È una cosa assurda, è una cosa assurda. Lo diceva Agostini, non possiamo correre il rischio ancora di altri 5 anni di oscurantismo nella nostra città. Noi dobbiamo cambiarla, dobbiamo coglierlo questo vento, perché intorno a me ci sono i giovani come Emanuele, ce ne sono tanti altri che possono dare un contributo al cambiamento di questa città. E guardate, io la faccio breve, su 3 questioni però non posso tacere. Ho preso una posizione, deve essere chiara la città, parlatene fra la gente, nessuno può strumentalizzare quello che io vado dicendo in giro. Sulla vicenda dell'ambiente ho detto che lo smonto l'impianto, perché non è possibile. Guidonia ha dato per 30 anni una nuova discarica, non la vogliamo, l'abbiamo detto, e su questo siamo d'accordo, anche che riusciremo a trovare una soluzione con la regione, perché lì oggi c'è qualcuno che è più sensibile di chi c'era in precedenza, perché se oggi paghiamo questo lo paghiamo perché prima c'era un presidente che si chiamava Polverini, che lo ha voluto a tutti i costi l'impianto, insieme all'attuale sindaco Rubesi. Ebbene, non basta, non è sufficiente, lì c'è un problema di inquinamento delle falde, dovremo chiedere una commissione d'inchiesta a livello nazionale al Ministero dell'Ambiente per andare a vedere che cosa è successo. Non vogliamo una seconda campagna a Guidonia. E guardate, questo non significa fare allarmismo, il pericolo c'è e allora bisogna intervenire. Non si può continuare a far finta di nulla e a dire io ho chiuso la discarica. No, la discarica è stata chiusa per motivi igienico-sanitari, che è un'altra cosa, è una cosa molto più seria, ma si è fermato lì, nessuno è andato più avanti. Sulla questione del lavoro, sulla questione del lavoro, basta, basta con i concorsi truccati come hanno fatto a Guidonia. Basta nell'assumere stagisti amici degli amici. Io oggi mi sento criticato da un consigliere comunale, Vittorio Messa, ex. Oggi mi sento criticato da lui e lui si dovrebbe vergognare dal momento in cui fa i stagisti, c'è la figlia. E lui ha anche una pensione da parlamentare e non ci aveva bisogno la figlia dei 400 euro al mese che potevano essere dati a qualcun altro. E noi di che cosa ci dovremmo vergognare? Di che cosa ci dovremmo vergognare? Di dire le cose come stanno. Il lavoro è una cosa seria, non c'è. E la gente deve avere la certezza che qualcuno lavora per loro, per darle queste risposte. Non è possibile fare solo promesse, promesse e promesse. Vedete, io ho proposto il reddito di minimo di cittadinanza, mi stanno prendendo in giro. Ma sapete come si costruisce un reddito minimo di cittadinanza? Alle persone che hanno gravi crisi con l'occupazione, a chi ha una povertà vera, in alcuni comuni l'hanno già fatto, a Trento è stato fatto. Basta utilizzare i fondi della Comunità Europea per scopi e per progetti sociali, laddove questi problemi esistono, quei fondi ci sono, vanno presi.